E ora il momento della serie D con il nostro live quotidiano. Mario, oggi facciamo un focus, ci concentriamo sul Gravina. Eh sì, Stefano, perché abbiamo in diretta con Telesveva Sport Pino Costantiello, direttore generale dei Murgiani, che saluto e ringrazio. Ciao Pino, ben ritrovato, buon pomeriggio. Grazie Mario e un saluto a tutti quanti. Allora, Pino, partiamo, se sei d'accordo, certezze. Tre in particolare, le avete tutte ufficializzate, Antonio Summa e Felice Ragone restano alla guida del Gravina, confermatissimo anche come uomo mercato Pietro Chiaradia. Sono tre tasselli pesanti, nel senso che si andrà nel segno della continuità rispetto allo straordinario campionato che avete disputato nell'ultima stagione? Sì, io penso, mi rifaccio alle parole del direttore Comes. Purtroppo dove non arrivano i soldi deve arrivare il lavoro, devono arrivare le competenze. Io penso che sono state ampiamente dimostrate, hanno prodotto un grandissimo obiettivo, è stato fatto veramente il massimo con questa squadra perché effettivamente erano tutte scoperte, non erano ragazzi che avevano una grande diciamo, esperienza e pertanto il lavoro è stato veramente molto proficuo. A proposito di conferme, potrebbero restare, in questo caso parliamo di organico, Tulinetti, Chacon, Carmud e Diop. Sono quattro elementi con cui state discutendo di una possibile conferma? Assolutamente sì, sono dei nostri pilastri, si sta parlando, si sta cercando la miglior soluzione. Ovviamente il direttore Chiaradia parla quotidianamente con loro perché più giocatori del vecchio progetto possono condividere questa nuova stagione, più saremo come dire, performanti e avremo una squadra già abbastanza pronta e preparata per affrontare questa nuova stagione che ancora una volta in estate ci sono botti dappertutto, insomma. Tra i potenziali confermati, Pino, hai notato benissimo, non ho inserito Peppe Chiaradia, il capitano del Gravina, perché da quello che ci risulta dovrebbe a breve firmare con il Bitonto. Ci confermi questa indiscrezione? E se sì, che cosa è successo con il capitano? Guardi, allora, la mia interpretazione in merito a questo è una. Intanto non è niente di ufficiale. Seconda cosa, io in parte potrei anche pensare che una militanza di 10 anni di un ragazzo che ha le soglie di 30 anni con l'ambizione di fare il professionismo e purtroppo per tanti motivi non sono stati raggiunti abbia la voglia di come dire, provare delle nuove emozioni, confrontarsi con un'altra piazza. Ci sta perché purtroppo tutti noi vogliamo sempre fare il massimo per noi stessi. Per noi parliamo di una bandiera, parliamo di una persona che ha iniziato dal primo giorno, pertanto di una persona molto importante, parliamo del capitano, parliamo di un ragazzo di Gravina. Però ci sono sempre tante cose che devono andare di pari passo. Devo anche ammettere che ancora una volta noi quest'anno avremo un profilo basso, cioè dobbiamo lavorare con un budget che non ci vede in primissima fascia perché dobbiamo fare insomma sempre un po' vicissitudini in casa per quello che riusciamo a fare come budget. Magari qualche squadra vuole fare qualcosa di meglio, magari propone delle offerte maggiori e il ragazzo potrebbe essere un po' preso da qualsiasi altro progetto. Pertanto,
non è ufficiale, non è condiviso dalla società assolutamente, perché, ripeto, è un capitale, però se mai venga da noi a ufficializzare questa sua volontà, è da capire, da comprendere, perché è giusto che un ragazzo possa vivere di emozioni come lo vive il tifoso, lo vuole vivere anche un giocatore, insomma, questa emozione di sentirsi importante, di sentirsi gratificato, insomma. E questo come la penso io. Oh, Pino, non mi sono dimenticato del mercato in entrata, ho provato a sondare un po' di piste questa mattina. Da quello che ci risulta c'è un forte interesse per Aktis Goretta, attaccante reduce dalla stagione con il Rotonda. È un giocatore che vi piace? Ovviamente, diciamo, riesci sempre a colpire in pieno le trattative di mercato, per questo mi complimento con te. Sì, è un nostro obiettivo, è un giocatore che fa al caso per mister Summa, perché come l'anno scorso sia con Kristeski sia con Diop, una punta importante al fulcro del gioco che sviluppiamo, pertanto è un profilo da noi attenzionato effettivamente, su cui il direttore Chiaradia sta lavorando abbastanza intensamente. L'ultima sugli obiettivi, insomma, dicevo in precedenza, ci sono tante squadre che hanno volontà di puntare al massimo traguardo, il Brindisi, il Barletta, pian piano poi anche il Casarano, l'Alessirano organico di spessore, il Molfetta sicuramente, anche il team Altamura sta facendo un mercato molto interessante, aspettiamo le campane. E il Gravina invece cosa farà? Il presidente si è forse un po' troppo sbilanciato nei giorni scorsi con noi, dicendo vogliamo sederci al tavolo delle grandi? Ma quella è un'ambizione di tutti, nessuno vuole fare la parte del perdente, però voglio essere sempre quello che l'abbasso, cioè l'ambizione è bella avere perché ti dà stimoli, però bisogna far fede anche a quelli che siamo e quello che possiamo fare. Noi sicuramente dalla nostra portiamo un grande lavoro, perché già l'anno scorso abbiamo dimostrato che senza grandi nomi ce la siamo giocata con tutti. Al momento non siamo noi quelli della prima fascia, assolutamente. Noi dobbiamo continuare su quello che di buono è stato fatto l'anno scorso, alzare l'asticella ovviamente significa che l'ambizione devono alzarsi, ma non posso pensare che oggi possiamo pretendere di essere tra le prime, pertanto saremo un osso duro sicuramente, questo lo posso garantire, perché diciamo l'abbiamo già dimostrato. Pino, noi saremo sempre qui durante l'estate, lunedì tra l'altro comincia Calcio Market, quindi avremo tante occasioni per risentirci e continuare a parlare del Gravina. Grazie per il momento a Pino Costantiello, direttore generale di Murgiani, un abbraccio. Ciao, grazie Pino. Grazie a tutti.